Campionato, Coppa, mercato, tre cose che assorbono il Foggia e chi lo rappresenta. Da una parte le ambizioni di continuare a scalare la classifica mettendo nel mirino il quarto posto, che pure sembra la portata dei rossoneri. Dall'altra l'opportunità di giocarsi la conquista del trofeo e la possibilità di accesso alla fase nazionale dei playoff. In mezzo il mercato, entrato nella sua ultima settimana e attraverso il quale il Foggia punta a dare ulteriore fiato alle sue speranze. Sono ore di grande fermento in casa Foggia, a confermarlo è lo stesso patron Nicola Canonico, intervenuto nel corso della nostra trasmissione Il pallone in poltrona. Il mercato è sempre particolare, se ci dà qualche possibilità di poter prendere qualche punta per programmare già non solo per quest'anno ma anche per il prossimo futuro, non ci faremo attendere. È un mercato particolare quello di gennaio e bisogna essere, diciamo, lungimiranti nelle operazioni, pensare non soltanto a oggi ma anche guardando domani. Canonico si è soffermato anche sul rapporto col tecnico Gallo e sull'ultimo arrivo, quello di Vacca. Io penso che il rapporto sia un rapporto diretto, senza attenuanti, dove ci confrontiamo in maniera seria. Su Vacca, diciamo, non solo la società ne è convinta dell'operazione fatta, anche perché lui non viene da un infortunio, quindi è solamente un discorso di condizione, ma la condizione, come ben sapete, la si ottiene nell'arco di 30 giorni massimo, la condizione è al massimo del calciatore. Quindi io penso che non appena ci saranno le condizioni, che il preparatore atletico dirà al mister anche l'utilizzo dei 10 minuti, del quarto d'ora, dei 20 minuti, non aspetteremo poi tanto per vederlo in campo a Vacca. Ad Antonio, le parole che ci ha detto, per come è arrivato a Foggia, per la voglia che ha, io penso che sia un ragazzo che ci darà una grossa mano. Proprio con l'allenatore, ormai beniamino dei tifosi, si ragionerà a breve della possibilità di rinnovo del contratto. Stiamo già parlando con lui affinché troviamo un'intesa economica di dove ci sarà, anche perché, diciamo, ci siamo dette tante belle cose all'inizio del campionato. Io voglio rispettare quello che ci siamo detti e voglio che dall'altra parte ci sia lo stesso rispetto di quello che ci siamo detti. Poi, come vale per tutti, vale per il mister, vale per i calciatori, tutti sono indispensabili ma nessuno è importante. Io mi auguro che per dare continuità al progetto si possa continuare con il mister. Però il matrimonio si fa in due, non si può fare da solo. L'obiettivo del Foggia è di essere protagonista già in questa stagione, ma il progetto è a più ampio respiro, spiega Canonico, ed è certificato dai giocatori messi sotto contratto. Sono tutti giocatori che hanno almeno un altro anno di contratto oltre a questo, quindi è evidente che stiamo cercando di programmare già, perché tutti ci auguriamo di fare un campionato di playoff al massimo, di giocarcela con tutte le nostre carte. È un altro campionato, lo sappiamo bene come sono i campionati dei playoff, quindi è inutile dire o fare proclami. È evidente che arriviamo con un organico rispetto allo scorso anno ancora più importante, di giocatori che hanno più personalità, quindi possiamo sicuramente dire la nostra nei playoff, però francamente stiamo già pensando comunque alla programmazione del prossimo anno. Vacca ne è un esempio, Beretta ne è un altro, di Ogunsei, diciamo, forse qualcuno dimentica che ho un riscatto secco sull'attaccante, Peterman è sotto contratto anche per il prossimo anno, di Pasquale lo stesso, di noi anche, Frigerio il nostro tesserato, i centrali che sono arrivati li stiamo valutando, Rutiens lo stiamo valutando, Conte è un altro giocatore che vediamo come si esprimerà in quest'anno per poter dare una valutazione. Quindi abbiamo un organico già pronto per il prossimo anno che davvero basta poco per migliorarsi.